Come butta belli! A passo numero uno, catturare l'attenzione del pubblico. Ok, ciao, sono Electric. Penso che ci siamo. Facciamo partire pure la sigla. Ciao belli, questo è Electric. Penso che ormai l'avete capito perché l'intro, no? L'avete vista. Oggi siamo qui, di nuovo riuniti per un altro fantastico 3 anime. No, non è vero. Facciamo loot anime, che è arrivato un nuovo scatolone. Uno scatolotto di loot anime. Servizio in abbonamento di Loot Crate, nel quale ti arriva una volta al mese una scatola piena di sorprese di cui non sai niente e che fondamentalmente segue un tema, no? Tema di questa settimana, non me lo ricordo o non l'ho proprio visto in realtà, di questa settimana, di questo mese casomai, quindi lo scopriremo aprendo di cosa si tratta. Non so quindi che anime o manga ci sono qui dentro, di tema non so nulla, sai che vuol dire nulla? Qui c'è sta qualcosa, qui c'è il nulla, beh questo, il nulla. Io direi di non perdere altro tempo e iniziare un po' a scavicchiare cosa c'è qui dentro, no? Voi che dite? Siete curiosi? Volete sapere cosa c'è qui dentro? Lo vuoi sapere? Beh, ora lo scoprirai, basta che stai calmo, non ti agitare, ok? Non ti agitare, lo apro, stai calmo, ok? Guarda, lo apro subito. Ah, mi servono le forbici del potere. Forbici, dove siete? Eccole le forbici. Ciao forbici, come state? Ciao, sto bene. Sto fuori di testa. Oh, sentite, sono le 8 del mattino, ok? Quindi è fatica. Voi starete a scuola, io sto nel mio ufficio. Sono felice perché io la scuola l'ho finita, ho finito anche l'università, quindi sto una pacchia. Voi no, ha! O almeno non so chi vede i miei video, può essere che lo vede pure qualche universitario o qualcuno che lavora, quindi vabbè. Però questo è riferito a voi che andate a scuola, voi state a scuola, io no. Ciao, io sto qua, non sto a scuola. Ciao. Ok, basta stupidaggine, apriamo questa scatola. Taglio del potere. Iniziamo a scavicchiare. Hop, si è aperto. Volete vedere cosa c'è qui dentro? Lo vuoi vedere? Sto perdendo un sacco di tempo, apriamo e basta. Wow, c'è subito un action figure. Subito, prendiamo subito l'action figure, va, che non so di cosa sia. Questo è l'action figure. Ma chi minchia sei? Creator X Creator. Ma è tutto in giapponese, io ovviamente non ci capisco una ceppa. Sapete chi è? Sapete di che cos'è? Perché io non lo riconosco? Forbici del potere, aiutatemi voi a aprire questa scatolotta. Pop, forbici del potere, hanno messo 70 scotch qui, quindi apriamo anche questi. Hanno messo un action figure economico di un personaggio che magari non conosce nessuno, o sono io che sono scemo e non lo conosco? Questa è la domanda. Ok, questa scatola non ci serve più. Qua c'è sta la busta con tutti i componenti, c'è anche una spada. Una miseria. Wow, è diviso in due lui. È stato tagliato in due il ragazzo, poretto. Poverino. C'è odore proprio di cancro qui dentro. Sai quella plastica che proprio senti che fa male quando la annusi? Beh, è quella. Bene, adesso dobbiamo comporre il pupo. Questo pupo che si infila così. Molto easy, sembra. Non posso sbagliare, signori. Eccolo qua, sto ficcato di cattiveria. Wow, sembra fatto di qualità, la faccia è bella. C'è anche una spada che gli la mettiamo subito. Ah, mi è caduto qualcosa. Ma porca zozza, mi casca tutto. E questa è la nostra action figure di un personaggio a me sconosciuto. Non voglio... Vogliatemi male, non lasciatemi 70 commenti. Ma si tratta di Kuro Kurukawa, Coco, che è super conosciuto e no, io non lo conosco, ok? Però è carino. E c'ha pure un affare per appoggiare il piedino, non sia mai che non sta in piedi da solo. E adesso lo appoggiamo da qualche parte, è carino, vi piace? C'ho la spada, bip 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 bip. I like big boobies and I cannot lie. I like big boobies, I like big boobies. Ok, basta. Ti metto qui, ragazzo, stai buono. Riscavicchiamo ancora nella scatola magica. Qui c'è qualcosa che sembra un astuccio. Che cos'è? Ci sono delle scritte giapponese. In giapponese, che è una lingua strana, perché c'è il giapponese e poi c'è il giapponese. Il giapponese che si parla soltanto nello estremo sud-ovest del Giappone, dove c'è un'isoletta che si chiama Japanoisis. È lì dove si parla il giapponese e tutti si prendono in giro perché la parola pene vuol dire ciao. Allora tutti dicono pene, come stai? E quindi se ci va un italiano si fa due risate, no? Dicono pene, pene, pene di qua, pene di là e fa ridere. Allora questo astuccetto, che sa proprio di plastica cancro, lo potete vedere qui. Adesso lo apriamo, vediamo cosa c'è dentro, cosa ci può andare dentro, perché non so cosa potrà servire se non, cioè, non sembra un astuccio per colori o penne, perché è molto corto, è assai stretto e corto, quindi una penna arriverà fino a qua. Quindi mi chiedo a cosa può servire, non lo so.
Non lo so proprio. È molto carino perché ha forma di libro, però che cacchio ci metto qui dentro? Non lo so. Forse il pennarello ci va questo qua perché è piccolo e ciccio, no? Ci metto un pennarello. Per ora abbiamo trovato la posizione per un pennarello, signori. Wow, ci posso mettere un pennarello. Adesso devo comprare tutti i pennarelli della stessa dimensione per farceli entrare qui. No, però forse i pantoni ci vanno. Io ho bisogno di un astuccio per i pantoni, che non ho qua. I pantoni sono i pennarelli colorati che servono appunto per colorare, pensa. Perché alcuni pennarelli si usano per pratiche sessuali, no? Perché si ficcano. E invece questi pennarelli che ho io si usano per colorare. Io non so voi quali abbiate, però spesso potete utilizzare l'uno per l'altro. Avete un pennarello per colorare, lo potete utilizzare per ficcarvelo. E potrebbe anche piacervi, non lo so, provate, poi fatemi sapere nei commenti. Passiamo al prossimo. Qui c'è un numero 1 di Soul Eater. Precise, that's what I'm talking about. Soul Eater, molto carino questo manga anime. Lo stile mi è sempre piaciuto moltissimo. Wow, mi fa molto piacere il manga di oggi, di questo mese. Soul Eater, il numero 1 addirittura. Una bella scritta argentea sberluccicosa, mi piace molto. Sì, la verità è che mi è sempre piaciuto molto Soul Eater e dovrei farci un tre anime, un disegno prima o poi, tipo la Ghost Edition o la Demon Edition, non lo so, qualcosa del genere. Ma questa è l'occasione buona per iniziare a leggerlo in inglese, perché tutti i contenuti di Loot Anime vengono in inglese, ovviamente. Io non ho problemi a riguardo. Quindi, anzi, ultimamente compro solo manga in inglese perché sono più facili da trovare, anche grazie a Amazon. Li stampano di più perché, sai, là fuori ci sono milioni di persone che parlano inglese, un po' meno in italiano. Quindi se non trovi un manga numero uno di sto ceppo in italiano, ten culo in genere. Ma se sai l'inglese, no, perché si trova molto facilmente. Puoi trovare facilmente anche il numero uno della prima stampa di Naruto, per dire, il numero uno della prima stampa di One Piece. Non è così impossibile. Guarda su Amazon, fai una bella ricerca e scopri cosa c'è. Soul Eater, bitches, da sua antagrima. Molto felice di questo. Wow, sembra che abbiamo un altro libricino qui dentro. Miss Kobayashi's Dragon Maid, questo anime manga che non conosco. Speriamo che sia... Ah, è un quadernino da disegno. Ah, ve lo faccio vedere. Questo è Miss Kobayashi's Dragon Queen, si chiama così? No, Dragon Maid, scusate. Questo è il taccuino, il libricino, insomma, per gli schizzi. Targato proprio Loot Crate Exclusive. Loot Crate Exclusive. Ehi, non so se hai capito, E qui questo lo apri, pensa che i quaderni in genere si aprono e si chiudono. Non so da voi come funziona. E qua c'è poi a disegnare. Hai capito? C'è poi fare gli schizzi, c'è poi fare le cose, c'è poi fare le cose simpatiche, c'è poi disegnare i capezzoli qua, le tette di qua, le chiappe qua giù. Hai fatto una bella gnocca, hai capito? E vabbè, questo è quanto. Sembra che come ultimo abbiamo un altro phone charm, perché questi non ne abbiamo abbastanza, No, ne abbiamo solo... Wow! Oh, qui ne ho altri 4. Ciò vuol dire che sono già al quinto loot anime. Dovrei essere al quinto loot anime, almeno su questo canale. Ecco qua, ce ne ho altri 4. Vedete come... Come suonano e risuonano. Adesso li devo riappendere tutti. Oh, io li tengo tutti qui appesi sull'affare che mi tiene il telefono, no? Che tra l'altro ce lo posso mettere anche subito per farvi vedere. Questo affare regge i telefoni. Wow! Ma non è incredibile? Sì, lo è. Lo so, sono grandi passi avanti dal punto di vista tecnologico per la razza umana. E creano questi affari che ti tengono il telefono e che si dovrebbero utilizzare in macchina. Io invece lo utilizzo qui sulla tavoletta da disegno, così almeno c'ho il telefono lì. E se qualcuno mi chiama ci parlo in viva voce e ci posso vedere immagini e cose magiche. Hai capito? E sono un genio, lo so, me lo dicono tutti. Tutti proprio, almeno cercano di farmelo capire. Mi dicono, beh, ma sei un genio. Questo qua, wow, questo prende un po' in giro, insomma, una replica dello Starbucks, però si chiama Loot Anime Cafe. Questo è il phone charm Loot Anime Cafe, che è verde, quindi si vedrà attraverso. Per favore, puoi mettere a fuoco qua, per favore, così. Ecco qua, Loot Anime Cafe, hai capito? E questo è quanto. Prendiamo anche questo, perché tanto che te devo dire, tanto li appendo qui e ce ne abbiamo pochi e ci è rimasto solo il posterone per capire qual era il tema, perché io non l'ho capito qual era il tema. Faranno mai un tema Big Boobies? Quello lo prendo, in realtà li prendo tutti, però se mi fanno un tema Big Boobies sono contento. Il tema sarà Boobilicious. Il tema è Work For It, che sia un lavoro, una missione o un sogno, se vuoi avere successo,
devi lavorarci sopra, hai capito? Mira i tuoi obiettivi, quindi Gintama, è Gintama questo. Ma che stiamo a scherzare? Questo è Gintama, ma che stai a dire? Ragazzi, sono un pirla, questo è Gintama. E che sarà che tanto che non lo vedo? Saranno almeno 6-7 anni che non vedo Gintama, quindi forse mi è passata la memoria, però è Gintama, Cristo. Non è uno a caso, ma ci sto con la testa, che vergogna, che vergogna, è Gintama, oh! Che stai con la testa, c'è un action figure di Gintama. Questo so che gli piace molto a Kisuke, mi sembra. Se mai ci vediamo te lo regalo, Kisuke, dai, ti regalo questo action figure che ti piace, Gintama, lo so che ti piace, stai calmo. Quindi stavamo dicendo, questo è di un manga anime che si chiama Bungo Stray Dogs Pouch. Bungo Stray Dogs, che non conosco, però mi informerò. Abbiamo Soul Eater, l'abbiamo visto, quella di Miss Kobayashi's Dragon Maid, che non conosco neanche lei. Insomma, sono un po' indietro con gli anime, visto che sembra che io non conosca niente e nessuno, Ma questo è il posterone che c'è stata sta ragazza qui che si sta a fa un caffettino. Vedi che c'è sta la macchina per fare il caffè. Lei in realtà non se lo sta a fa per lei, sembra che sia una cameriera. Sta fatto il caffè e qui che sta a fa lo sta servendo. Ecco il tuo caffè. E questo è quanto per questo episodio di Loot Anime. Hai capito? È finito. No, piccolo promemoria, signori, per chi sapeva, di solito il lunedì esce un video di Persona 3 di gameplay in generale. È successa una cosa molto brutta, assai catastrofica. Ovvero, io questo weekend, nel mio tempo libero, appunto, registro in genere il weekend. Ho registrato Persona 3. È successo che ho registrato senza audio perché sono un pirla. Questo possiamo dirlo tutti a gran voce. Beh, sei un pirla, sì, bravo. Non ti verrò contro, non negherò l'evidenza, assolutamente. Sono un pirla, quindi devo riregistrare. Spero che comunque sia per mercoledì avremo un video di Persona 3. Per ora ho pensato di sostituire intelligentemente il video di oggi con Loot Anime, proprio perché è arrivato Loot Anime, ho detto che bello, non vedo l'ora di aprirlo, e ecco qua, com'è andata, hai capito? Quindi se ti è piaciuto questo video ricordati di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Se sei nuovo e non sei ancora iscritto, beh, qui sotto c'è un pulsante grosso così e rosso con scritto iscriviti, così che tu possa vedere altri video magici come questi, di disegno, di cagate varie. Un canale vario il mio. Ma soprattutto ricordati che quello che hai visto adesso è il tuo carissimo amico di quartiere, quest'uomo affascinante, non è niente poco di meno che Electric.